Alessandra Frisoni. Alessandra Frisoni ha frequentato dei corsi di Sugar Art, appassionandosi a tal punto da voler approfondire tale arte da maestri inglesi e americani. Collabora con importanti pasticcerie e wedding planner ed insegna alla Bosco Lettuale in Toscana. Sì. Torta ai più piani. In che modo sceglie la grandezza di una torta e quanti piani realizzare? E la grandezza della torta è determinata dal numero di invitati, quindi da quante porzioni devono uscire fuori da una torta. Per le tue torte usi la pasta di zucchero, già pronta o la prepari tu? Allora, diciamo che quella che si trova in commercio è molto più elastica, molto meno malleabile, quindi per chi come me lavora con dei professionisti consiglio quella che si acquista. Un altro ingrediente fondamentale è la crema di burro. Quanto è importante nella realizzazione di torte decorate? Indispensabile. Indispensabile perché altrimenti la struttura non regge, quindi non se ne può fare a meno. Puoi condividere con noi qualche esperienza legata all'insegnamento? E dunque, di esperienze in questo campo se ne fanno tante, però quello che devo dire è che lavorando io con i professionisti alla Bosco Lettuale vedo che la formazione è indispensabile ormai. E sempre mi sorprende quanto questi pasticceri che magari da 20 anni fanno questo lavoro ancora si mettano in discussione cercando di imparare questa nuova arte. Quale consiglio per chi vuole realizzare le tue creazioni in piccolo, quindi preparare mini cakes, monoporzione o cupcakes? Posso consigliare di puntarci molto, perché al momento il coordinato, specialmente in questo settore, sta andando molto, quindi confetti decorati, mini cake, monoporzioni, coordinati alla wedding cake e a tutto il resto dell'allestimento del matrimonio è fondamentale. Grazie mille Alessandra, complimenti per le tue bellissime torte e per la cura del dettaglio. Grazie, grazie a voi.